nuovo ritiro da parte dell'AIFA. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha disposto il ritiro di alcuni lotti del Valsartan Milan. Si tratta di un farmaco utilizzato per l'ipertensione. Farmaco Valsartan Milan. I lotti interessati. Questi nello specifico sono i lotti interessati dal provvedimento. Valsartan MY asterisco 28 CPS 80 MG AIF 04022205043. Valsartan MY asterisco 28 CPS 160 MG AIF 04022205068. Valsartan MY asterisco 14 CPR 40 MG AIP 04144201. Valsartan MY asterisco 28 CPR 320 MG AIP 04144231. Valsartan MY asterisco 28 CPR 80 più 12 e 5 MG AIP 04125501. Valsartan MY asterisco 28 CPR 160 più 25 MG AIP 04125 5035. Valsartan MY asterisco 28 CPR 160 più 12 e 5 AIP 04125503. Valsartan MY asterisco 28 CPR 320 più 12 e 5 AIP 04125506. Valsartan MY asterisco 28 CPR 320 più 25 MG AIP 04125507 4. Giovanni D'Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, evidenzia che il provvedimento si è reso necessario a seguito di una notifica di allerta dalla ditta produttrice del farmaco. La ditta Milana ha riscontrato la presenza di impurezza causata dal processo di produzione della materia prima. Pertanto i consumatori che l'avessero acquistato non devono utilizzarlo, ma riportarlo al punto vendita. Valsartan Milan. Cos'è.il Valsartan appartiene a una classe di farmaci noti come antagonisti del recettore dell'angiotensina seconda. Il farmaco blocca la produzione dell'angiotensina seconda responsabile del restringimento dei vasi sanguigni, che causa un aumento della pressione. Venendo meno il restringimento grazie all'azione del farmaco, i vasi sanguigni si rilasciano, e la pressione arteriosa torna a valori di norma. In particolare il Valsartan Milan può essere utilizzato per il trattamento di tre diverse condizioni. Bambini e adolescenti dai 6 ai 18 anni di età con pressione alta, pazienti adulti che abbiano subito un infarto recentemente, ovvero da 12 ore a 10 giorni. Infine viene utilizzato per trattare l'insufficienza cardiaca asintomatica nei pazienti adulti.